Benvenuti su questo canale, dedicato a chi vuole restare informato su temi cruciali come giornalismo, attualità, politica e malaffare. Il nostro obiettivo è creare uno spazio di dibattito civile, dove commentiamo e reagiamo agli eventi più rilevanti del momento. Prima di iniziare ad ascoltare la puntata di oggi, ricordati di condividere e mettere like per non perderti le prossime puntate e aiutarci a crescere. Oggi commentiamo un intervento di Marco Travaglio. Da anni la televisione unica si dedica a cercare di chiudere o di ridimensionare o di ostacolare o di sabotare tutti i programmi giornalistici di maggiore successo. Cioè la televisione dovrebbe portare in video le persone che sono più gradite al pubblico, ma per ragioni commerciali, perché come ogni editore vorrebbe avere tra i suoi autori quelli che vendono più copie, perché ogni editore deve vendere più libri e deve fare fatturetti, allo stesso modo ogni editore televisivo dovrebbe cercare di fare in modo che tutti i personaggi più graditi dal pubblico vadano sulle sue televisioni. Invece sappiamo per esperienza che tutti i personaggi più graditi al pubblico nel mondo dell'informazione, che di solito sono anche quelli più bravi a fare informazione, vengono regolarmente ottenuti lontani dalla televisione oppure contattati perché la smettano di fare televisione. Non è un mistero che nel 2001 la 7, non appena fu presa nelle mani da Tronchetti Provera, diede una trentina di miliardi a Fabio Fazio e una decina di miliardi a Gad Lerner perché non facessero i programmi che dovevano fare. Cioè praticamente un caso di una televisione privata, di proprietà della Telecom, cioè di un'azienda privata che aveva l'occasione di avere un telegiornale diretto da Gad Lerner e un programma di talk show diretto da Fabio Fazio e condotto da Fabio Fazio, li hanno strapagati perché non li facessero. Cioè abbiamo le televisioni che giocano contro se stesse e contro i propri interessi, sia che siano private sia che siano pubbliche. Questo ovviamente basta da sé a raccontare come in televisione non vigono i criteri del libero mercato, ma vigono altri criteri, e cioè comandano i partiti. E infatti un anno dopo l'uccisione nella culla del progetto La 7 furono cacciati dalla televisione pubblica Michele Santoro, Enzo Biagi e Daniele Luttazzi. Si continuò negli anni a cacciare gente brava come Sabina Guzzanti, come Paolo Rossi, Paolo Ender, Oliviero Bea, Massimo Fini, Carlo Freccero. Adesso stanno cercando un'altra volta di mettere i bastoni fra le ruote a Fazio, soprattutto per il programma che fa con l'autore italiano più popolare, più venduto, è quello che ha venduto il maggior numero di copie di un libro a metà fra il romanzo e il saggio come De Morra. Stanno cercando di mettere i bastoni fra le ruote a danno zero per non farlo ripartire. Non è in palinsesto, è notizia di oggi, non è più in palinsesto anno zero. Stanno cercando di mettere i bastoni fra le ruote a un programma come quello della Dandini. Credo che faccia parte tutto dello stesso disegno, cioè la televisione non è più il luogo dove far esprimere le persone più gradite dal pubblico, nel settore dell'informazione e della satira, perché naturalmente i settori dell'informazione e della satira sono quelli che poi incidono sulle scelte politiche dei cittadini e dei telespettatori. E quindi in televisione possono andare persone, soltanto persone gradite a chi governa o a chi detiene il potere. Dopo l'altro giorno c'è stata la festa del 2 giugno al Quirinale, dove sono stati invitati cani e porci. C'era persino il senatore De Gregorio. C'era Guarguaglini, quello della Finmeccanica, indagato, con sua moglie indagata. Cioè mancavano solo Jimmy Fenomeno e la Geggia, come ha scritto D'Agostia.
non sono stati invitati tre giornalisti, soltanto tre giornalisti fra quelli che venivano di solito invitati, e cioè il direttore del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro, giornale colpevole di avere a volte criticato il capo dello Stato, Michele Santoro, colpevole di avere a volte criticato il capo dello Stato, e Milena Gabanelli, colpevole di non si sa che altro se non di fare bene il suo mestiere in televisione. Siccome gli inviti alla festa del 2 giugno al Quirinale non li fa Berlusconi, bisogna pensare che non c'è solo Berlusconi che ha pulsioni censorie e intimidatorie nei confronti della stampa libera. Si è creato in questi anni una tendenza anche molto comoda per chi ha il potere, che è quella di scegliere coloro che devono informare. Per cui se in un altro paese i politici potessero scegliere i giornalisti che informano i cittadini su quello che fanno i politici, credo che ne approfitterebbero tutti, perché chi ha il potere preferibilmente lo sceglierebbe, no? Chi deve parlare di lui e chi lo deve criticare. Così magari sceglierebbe persone che non lo criticano, che non vogliono, perché non possono. E da noi invece c'è questa selezione continua. Tu sì, tu no, tu vieni, tu non vieni. Questo è un uso privato, non solo della televisione pubblica, direi che è un uso criminoso della televisione pubblica, per usare una fortunata espressione di Berlusconi, che però l'aveva applicata a quel noto criminale di Biagi, di Enzo Biagi. È un uso criminoso della televisione pubblica ed è un uso... ed è un uso privato anche di un'istituzione come il Quirinale, perché al Quirinale non ci può essere qualcuno che decide chi entra e chi esce a seconda che critichi o non critichi il Quirinale. Il Quirinale dovrebbe essere di tutti oppure di nessuno, quindi o è una stanza aperta o è una casa chiusa. Devono scegliere se il Quirinale è una casa chiusa o è una casa aperta. Diciamo che è una casa socchiusa. Questo video è una rivisitazione migliorata e restaurata allo scopo di esercitare una nostra recensione critica e di commento.